Benvenuti, amanti dell'horror. Oggi vi porterò in un viaggio inquietante attraverso tre apparizioni inspiegabili di Art the Clown, catturate proprio nei cinema dove si proietta Terrifier 3. Ora, chi conosce il mondo dell'horror sa che Art il Clown è un personaggio feroce, che non fa prigionieri e non ha pietà, ma è solo un personaggio di fantasia, o forse no? Restate con me fino alla fine per scoprire se riuscite a spiegare cosa sta succedendo. Cominciamo con il primo avvistamento. Immaginate di entrare in una sala di cinema semivuota, le luci si abbassano e voi siete fra pochi spettatori. La storia inizia, il silenzio cala, ma c'è qualcosa di strano. Qualcuno vi si siede vicino, proprio davanti o dietro, quasi come un'ombra. Guardate bene, sembra proprio lui, Art the Clown, che si siede tra gli spettatori e guarda il film. Chi ha registrato questa scena dice che Art è rimasto lì immobile, senza mai distogliere lo sguardo dallo schermo. Nessuno dei presenti ha avuto il coraggio di avvicinarsi. La sola idea di guardare quell'essere da vicino, con il suo costume da clown e il suo sguardo senza vita, vi farebbe restare seduti. Ora vi lascio la clip. Pensateci, lì seduto in un cinema, circondato da un silenzio che sembra quasi togliere il respiro, con quella figura inquietante a pochi metri. Forse una coincidenza, forse un gioco di luci, eppure ci sono testimoni che giurano di averlo visto in volto bianco. Questo è il primo avvistamento inquietante, ma il prossimo è ancora più assurdo. Passiamo al secondo, e qui il livello di orrore sale drasticamente. Siamo in una sala piena. La tensione è alta e la gente è totalmente immersa nella storia. Ma d'improvviso qualcosa o qualcuno irrompe vicino all'ingresso. Guardate con attenzione. Esatto, è Art the Clown, che si presenta insanguinato davanti a decine di persone. Le urla, il panico. Nessuno si aspetta che un semplice film potesse trasformargli in un incubo ad occhi aperti. Vi lascio la clip. Alcuni spettatori hanno iniziato ad urlare, convinti che fosse un attacco reale. Ci sono stati racconti di persone che si sono alzate e hanno cercato un'uscita, sicure di trovarsi di fronte a un maniaco che appare appena ucciso qualcuno. Quel sorriso terrificante, gli occhi che sembrano bucare l'anima, era tutto troppo reale. Ma nessuno ha mai provato l'inspiegazione di questo episodio. Era davvero Art the Clown? E se sì, come ha fatto ad essere lì? Pensate sia solo un'abile trovata pubblicitaria, o forse c'è qualcosa di più, un richiamo oscuro che ha dato vita ad Art the Clown fuori dallo schermo. Scrivete nei commenti cosa fareste se foste stati lì, in quella sala, con lui che vi guarda da vicino. Il pensiero vi mette i brividi, vero? Ma non è finita qui. Il terzo avvistamento è forse il più inspiegabile. Non si svolge in un cinema, ma nelle strade di una grande città. Qualcuno stava filmando una passeggiata, magari anche tranquilla, quando ha visto una figura camminare lentamente sul marciapiede opposto. Guardate bene, si muove con la calma inquietante che è la tipica di Art. Nessuno
sa cosa si facesse lì. Chi ha ripreso la scena ha raccontato di aver avuto un attacco brivido veramente importante e non appena lo ha incrociato lo sguardo col clown era quasi svenuto. Era come se Art lo avesse fissato, anche solo per un istante. Poco dopo, quella figura è sparita, lasciando dietro di sé soltanto il silenzio e la sensazione che qualcosa di sinistro fosse appena accaduto. Vi lascio alla tanto amata clip. Quindi, cosa ne pensate? Questi tre avvistamenti sono solo una coincidenza, un gioco della mente? O c'è qualcosa di più oscuro che ha trovato il modo di emergere attraverso un personaggio di Art? Alcuni dicono che certi personaggi diventano così potenti da trascendere il film stesso, trasformandosi in vere e proprie presenze. Scrivete nei commenti cosa ne pensate. Riuscite a guardare Art the Clown ad occhi aperti per tutto il film? Ora, c'è anche una considerazione da fare. Ovviamente, magari ci sono anche persone sotto quel vestito, ma siamo sicuri che quelle persone abbiano tutte buone intenzioni? Art the Clown sappiamo che nel film non ha bellissime intenzioni. Lì sotto alle maschere, che possiamo vederle nella vita reale, può nascondersi un vero e proprio killer e dobbiamo avere sempre gli occhi aperti. Grazie per aver guardato questo video. Se amate l'horror e il mistero, iscrivetevi per non perdervi altri fenomeni inspiegabili. E mi raccomando, grazie a tutti e grazie per il like. Ciao a tutti.